Buonasera, un look un po'. Sto per andare a dormire, come al solito sono le 11, 11 e mezza di sera, una roba del genere. Oggi ho fatto un haul, però ve lo faccio vedere dal bagno perché provo subito quello che ho preso, visto che mi devo struccare, quindi. La linea che parliamo oggi è da 2 settimane, se non mi sbaglio, forse 3, che ce l'abbiamo in negozio. Parlo di Jean Zac, scusate la luce, ma appunto in bagno c'ho questa bella luce calda che è qualcosa di fenomenale. E quindi ho preso qualche cosina da provare, dato che adesso comunque arriverà il caldo, a parte oggi che si stava da Dio, ha piovuto ieri, quindi oggi faceva freddino, favoloso, però nei giorni passati ha fatto un caldo puzzone. Scusate perché ho la telecamera in bilico con un piede nel lavandino, fantastico. Comunque ho preso l'acqua termale che io ne utilizzo tanta d'estate, che è questa qua, e la utilizzo anche magari da spruzzare sul pennello se uso, non lo so, i trucchi minerali o se voglio dare più colore. Questa sono 300 ml e costa 9 euro. La cosa bella appunto che c'è dentro solo acqua termale e basta. Cioè, gli ingredienti li vedete qua. Quindi questo è favoloso perché io ho problematiche che comunque tendo ad arrossare. Vabbè, se sto di qua magari è meglio. Tendo ad arrossare e questo, quest'altro. Un'altra cosa che ho preso, sempre di Jean Zac, è il latte detergente struccante per pelli sensibili, normali e secche. Questo viene 11,90 euro e difatti adesso proverò questo. Io non mi strucco mai con il latte detergente, è la prima volta e vediamo perché io da un bel po' di mesi mi sto struccando con, vabbè, o con l'olio di cotto o con l'olio di cocco oppure con l'olio solido, questo qua, Monoi e Vaniglia del calderone di Gaia. Cioè, lo utilizzo tutti i giorni e ne ho ancora una quantità industriale. Pure questo costava 11,90 euro. Però qua, questo è buonissimo, però nel mio occhio mi brucia un pochetto, mi lascia la pelle bella, morbida, tutto, mi strucca benissimo, però mi brucia un pochettino nell'occhio e quindi voglio vedere se anche il latte, perché per esempio l'olio di cocco a me non brucia assolutamente nell'occhio, però devo dire che questo, confronto all'olio di cocco, viene via molto prima pulendolo. L'olio di cocco invece ci devo passare anche del sapone per toglierlo, invece questo anche senza sapone viene via. E quindi niente, adesso quando vi ho fatto vedere i prodotti proveremo insieme questo qua e vediamo quindi come strucca. Ho preso anche per la mattina il gel per pulire il viso, sempre pelli sensibili normali. Qua dice sensibili normali e miste, quindi vediamo perché io ho una pelle sensibile, tendente al secco, e quindi vediamo. Io normalmente l'ultimo periodo mi lavavo o con questi qui di Alchemilla, che comunque sono delicati, oppure con questo qua che avevo preso da Acquasapone, questo qua all'arancia, però comunque sono saponi. Volevo un qualcosa di diverso per la mattina. Innanzitutto voglio vedere se col Clarisonic va bene, perché io dipende, a volte il Clarisonic lo uso la sera, a volte lo utilizzo la mattina, dipende un pochetto. Comunque qui dice che deterge, elimina le impurità per pelli normali, miste o anche se sensibili. Poi dice la texture gellificata, l'assenza degli agenti schiumogeni irritanti permettono a questo detergente di essere adatto alle pelli sensibili. Pulisce efficacemente rispettando il film idrolipidico della pelle. Questa formula è stata sviluppata con attivi naturali più sicuri e senza alcuna aggiunta. Potenzialmente di ingredienti potenzialmente irritanti. Non ho sugli occhiali, ma non è che con gli occhiali io legga molto meglio. Al fine di garantire un'ottima tolleranza, quindi adesso lo proveremo.
Lo apro che così vediamo, perché questo lo adopererò domani mattina. Però se ce la facevo, io volevo già mettervi il video questa sera, cioè praticamente adesso mi struccavo come profumo è proprio un gel. È proprio un gel, ovviamente c'è scritto gel, Chiara, anche tu. Il packaging non si chiude più, favoloso. Ah no, mi stavo già preoccupando. Diventa poi così, cioè fa una sorta di patina bianca. Eccolo qua. E adesso scusate un attimo. Io oggi ho su un eyeliner ultra waterproof perché è quello di Essence, perché ho fatto un rigone grosso questa mattina e quindi mi serviva qualcosa di waterproof, se no mi si attacca sopra. Adesso vediamo. Comunque la pelle rimane bella morbida. Adesso vediamo se appunto il latte detergente mi toglierà anche questo. L'ho già aperto che così. Ho preso un'altra cosa di Jonzac, visto che non avevo abbastanza contorno occhi aperti, ho voluto provare anche questo. È un 15 ml, se non mi sbaglio viene sui 13,75, una roba del genere. E questo qua, mi stanno arrivando le notifiche perché ho messo la fotografia del regalo di compleanno che mi ha mandato la mia amica Simona, il kit di Kat Von D, e quindi stanno commentando, state commentando. E quindi voglio provare anche lui per vedere se è all'altezza di un altro che utilizzo, che però appunto costa di più. Un'altra cosa che ho preso, che non c'entra niente con Jonzac, Jonzac, e è questo latte corpo al latte d'asina. In teoria il latte d'asina è per pelli sensibili. Questo viene 6,90. Io ho una problematica di pelle molto secca, ve l'ho già detto un sacco di volte, io ho la pelle secca ovunque e quindi dato che ho già utilizzato il bagnoschiuma al latte d'asina, che mi piaceva un sacco, adesso provo appunto il latte corpo e vediamo, perché sto avendo dei problemi con le varie creme corpo o comunque burri, latte, perché quella che stavo utilizzando della Cremerie, che vi ho fatto vedere, non so se ve lo... Forse non ho ancora caricato il video. Comunque al Cosmoprof mi avevano dato questa crema corpo, è favolosa, però l'ho quasi finita. E quindi ne sto cercando un'altra valida. Dovrebbe arrivare anche un altro marchio che si chiama Melvita, sempre francese. Fa sempre parte dell'Occitane. In Italia non è ancora distribuito. Penso che noi saremo le prime ad averlo. E fa sempre parte dell'Occitane, però è una linea totalmente biologica. E io ho provato, cioè, perché c'è proprio, com'è che si dice? La linea per pelli secche, disidratate e sensibili al miele. Cioè, ragazze, io ho provato, mi ha fatto provare il tester in negozio quando è venuto il rappresentante, ho provato sia la crema, l'olio, sono favolosi. Io già di loro sto utilizzando la crema viso che ce l'aveva lasciata la volta scorsa quando è venuto alla rosa e mi sto trovando davvero bene. Quindi ho grosse aspettative su quella crema, perché non è un burro, è una crema corpo e anche l'olio, e poi arriverà addirittura lo scrub singhiozzo per pelli sensibili e aride. Adesso proviamo subito questo, visto che sono qua, mi devo struccare. Io lo utilizzerò con questa spugnetta. Questa spugnetta è di Cose della Natura, quella
Questo qua, non so se lo conoscete, comunque è in vendita su Eccoverde, e, vabbè, ce l'abbiamo anche noi al negozio. È una spugnetta naturale di mare, è molto morbida e molto piacevole per struccarsi. Io normalmente la utilizzo con l'olio di cocco. Adesso è secca, è piccolina. Adesso vi faccio vedere, io la bagno un pochettino, non è che diventi mastodontica. Tiriamo indietro il capello, che così vediamo, si ingrossa un attimino, diventa morbidissima e sul viso è veramente, sugli occhi soprattutto. Qua ho aperto il latte detergente e mi è schizzato un po' ovunque. Ne metto un pochetto e adesso proviamo. Così vediamo se toglie pure. Forse io ne ho messo un po' poco, ma soprattutto se mi brucia all'occhio, perché io ho questo problema degli occhi che spesso l'unica cosa che non me li fa bruciare è l'olio di cocco. Cioè, ragazze, io ne ho messo veramente poco e non so se voi avete le eyeliner di Essence. Ma l'eyeliner di Essence, questo qua waterproof, è veramente una palla toglierlo, che a volte, nonostante passo l'olio di cocco e tutto, devo ancora andare con l'acqua a micellare subito. Io utilizzo questa, che è quella per pelli reattive, quindi che tendono ad arrossarsi, non ha alcol e dentro contiene della rosa. Cioè, avete visto quanto poco latte ho messo? Tac! È perfetto! Devo dire che insomma, mi piace! Io non mi ro... E l'occhio non mi brucia per nulla! Cioè, quant'è che ci ho impiegato? 2 secondi, veramente! Adesso mi strucco pure l'altro, già che ci sono. Quindi direi che, oddio, beh, ecco, prima ne avevo messo poco, adesso forse ne ho messo troppo. Quindi mettiamone un pochettino anche sul viso, che me lo faccio dopo. Adesso con così tanto vediamo veramente se mi brucia l'occhio. Comunque questa spugnetta qua, adesso non guardate che la mia è piccolina, perché la mia è un sample, me l'ha data la rappresentante, è venuta a farci vedere le spugnette comunque non brucia nemmeno tanto, mi ha dato questo sample la rappresentante quando appunto è venuta a farci vedere queste spugne che dovevamo prendere in negozio. E quindi è piccolina, però per gli occhi va super bene. Poi quella viso che noi vendiamo è tipo grossa così, che poi la bagni diventa un pochettino più grossa, quindi è ancora meglio. Però calcolando che io utilizzo per gli occhi. Comunque, ragazze, cioè io sono letteralmente contenta dell'effetto che ha avuto su di me il latte detergente. Posso ritenermi soddisfatta, perché ci ho impiegato davvero poco, non che con l'olio di cocco o con l'olio solido, quello lì del calderone di Gaia, cioè ci impieghi di più, però con l'olio di cocco magari un attimino di più, sì, perché poi devo passare il pannetto, comunque devo passare il cotone, però è sempre una cosa molto limitata nel tempo. Cioè, io mi ricordo anni fa quando mi struccavo col cotone il bifasico, mai più, quanto cotone che sprecavo. Eccomi, pronta per andare a dormire, no, anzi no, pronta che per andare a dormire, per andare a montare il video, così ve lo metto subito su e lo vedete. Io continuo a passarmi la spugnetta perché è veramente confortevole e mi piace. Cioè, ragazze, è favoloso. Mi sento la pelle morbidissima. Cioè, sono stata furba, eh. Avevo questa qua dietro per tirarmi indietro la frangia, ma no.
Fantastico. Fantastico. Adesso metto l'acqua di rose, che io la metto sempre, ogni volta che... che l'ho quasi finito oltretutto. E bene, adesso la facciamo asciugare, poi vado a mettermi la mia cremina viso. Sono tornata perché ho pensato, tanto dovevo comunque mettermi il contorno occhi, provo direttamente questo così vi do le prime impressioni. Sono stata un po' scemotta. Il contorno occhi si presenta in... questo è il packaging. E adesso vediamo com'è. È così. Profumo quasi inesistente. A me piace metterlo anche sopra. Allora, ovviamente sono prime impressioni, eh. Sembra che mi idrati bene. Si è già assorbito. E sembra che idrati bene, però ovviamente questo bisognerà vederlo con il tempo. Non è una cosa che vi posso dire adesso. Adesso era proprio una questione di texture e vedere quanto tempo ci impiegava. Vedevo se c'era scritto in italiano da qualche parte. Dice idratazione quotidiana per il contorno occhi e per le rughe da disidratazione. Formulato e testato per minimizzare i rischi di reazioni allergiche. Proviamo. Asciutto, è già asciutto, invece l'altro ci impiega un pochettino di più. Questa è la crema che vi dicevo prima, è il marchio che vi dicevo prima, Melvita. Questa qua è appunto quella, la rosa. È una crema giorno, ma dato che è molto molto ricca, io la metto anche la sera, mi piace metterla anche di sera. E boh, questa è veramente buona. Cioè, per chi come me soffre di rossori, questa crema è favolosa. Diciamo che io non vado pazza per l'odore di rosa e io utilizzo tantissime cose alla rosa perché la rosa è l'unica cosa, fatto anche la rima, che allevia i rossori. I miei rossori sono qua, come vedete, anche se adesso ne ho molti di meno, probabilmente con... mi rendo conto che quando ho la luce calda si vedono molto di più. Oppla, scusate che ritorno, ho preso ancora un po' di crema per il mio collo. E quindi niente, contorno occhi, bello morbido, si è assorbito abbastanza in fretta, si è asciugato praticamente quasi subito. Adesso vediamo domani mattina quando mi sveglio come sarà. Vado a finire di montare il video, mi mancava questo pezzettino qua. E a posto. Spero che questo video vi possa essere utile in qualche maniera. Se avete qualche domanda, scrivetemi pure qua sotto, appena ho tempo rispondo perché su YouTube entro veramente poco e quindi rispondo veramente poco. Ma se mi scrivete su Facebook o comunque sulla pagina o su Instagram rispondo più frequentemente. Vi ringrazio per aver guardato il video, vado a montarlo subito, vi auguro una buonanotte o un buongiorno. Come al solito, se aprite la finestra il mio bacino vi arriva e ciao al prossimo video. Ciao! Video o ne vedrete due, prima questo e dopo quello.